tutti di Ora della 24. Oggi in tutte le sale, appunto, 4 gennaio esce Megan, film che avevo avuto modo di vedere per l'anteprima stampa a Roma qualche giorno fa. Vi lascio quindi una mia breve opinione. C'è da dire innanzitutto, insomma, se siete indecisi, posso dirvi che se il trailer vi incuriosiva e comunque siete abbastanza appassionati di questo tipo di horror, andateci tranquillamente, è difficile che restiate delusi. È un film forse che si è giocato troppo sul trailer, nel senso che ha mostrato troppo, non che ci sia niente da spoilerare, perché non c'è assolutamente nulla in questo film da spoilerare, però secondo me le scene più accattivanti, più simpatiche se le gioca nel trailer, e questo un po', insomma, secondo me potevano evitarlo. James Wan qui è produttore insieme a Blumhouse, c'è da dire che James Wan ha anche scritto il soggetto, che poi ci è stata fatta la sceneggiatura da questa Akela Cooper, che è la stessa di Malignant. E qui ammetto che ero incuriosito soprattutto di questa cosa, perché comunque Malignant ero fra quelli che sono rimasti soddisfatti da quel film, mentre è un passo indietro secondo me. Poi se dobbiamo fare paragoni, diciamo, con gli altri film di James Wan, allora sicuramente Megan non è proprio all'altezza. Diciamo che non arriva chiaramente a livelli di Solo Enigmista, del primo Insidious, eccetera. Anche se appunto bisogna sottolineare che questo Megan non è diretto da James Wan, quindi insomma non è che avessi aspettative altissime. Però devo dire che tutto sommato, anche se è un film piccolo, prevedibile, che non ha poi chissà cosa di originale, è un film che diverte, quindi tutto sommato ne consiglio la visione. Per quanto riguarda la trama, invece, è piuttosto semplice, un meccanismo che funziona, ovvero parte dalla classica bambola assassina, come Chucky in appunto La bambola assassina, oppure Annabelle, che è più recente, però mettendoci la componente più tecnologica. Qui infatti si tratta di un vero e proprio androide, un robot. Quindi la componente soprannaturale viene praticamente quasi azzerata, a mio parere non c'è proprio, poi è chiaro che qualcosa si può trovare di soprannaturale. Perché? Perché praticamente questo robot androide, costruita per essere la migliore amica, quindi appunto un regalo abbastanza generoso da fare, perché insomma è un robot, quindi ha i suoi costi, che questa protagonista costruisce per la nipote che deve superare un lutto, vive con lei, con la zia, e quindi insomma è spinta a fare il massimo con Megan, proprio perché ne va anche la salute psicologica della sua nipote. Quindi di per sé non è chissà che originalità, però almeno insomma si discosta dalle varie bambole o pupazzi, diciamo, posseduti a cui eravamo abituati. Quindi questo è sicuramente un lato positivo. Diventa un film più tecnologico, più scientifico come horror, che secondo me, fra i lati positivi, riesce a essere interessante di intrattenimento, soprattutto perché non è troppo serioso. Quindi c'è una componente ironica, quindi un po' di black humor, di umorismo nero, che funziona tutto sommato, e sono insomma soddisfatto da questo punto di vista. Un po' meno, come dicevo, invece, per il fatto della poca originalità, e quindi inevitabilmente un film prevedibile, cioè, bene o male si capisce e si sa tutto quello che succede fino alla fine, se siamo abituati a guardare questi film. Quindi diciamo che fra i lati negativi c'è sicuramente il fatto che finisce il film, sì, ti ha intrattenuto, ti ha divertito, ha le sue scene efficaci, però poi ti lascia un po' quella sensazione di già visto, ecco, quindi questa è sicuramente fra i lati negativi. Manca un po' di originalità, di spessore, non è poi così memorabile, ma senza dubbio intrattiene e diverte. Il trailer, c'è da dire che comunque non è per niente equivoco, quindi insomma si capisce benissimo cosa ci si può aspettare guardandolo, e quindi insomma lo sapete meglio di me se potrebbe interessarvi oppure no. Io posso solo dirvi che la visione è comunque godibile, di intrattenimento, e quindi il consiglio è di andare a vedere Megan in sala.